Abbiamo accumulato 5-6 minuti di ritardo perché Filippo naturalmente ha fatto tardi, ormai è questo, insomma, uno lo tiene o vabbè, che deve fare, ormai è qui, è iniziata la trasmissione. Tanto non ti inquadrano, Lungamente inseguita, non ti inquadrano, lungamente tanto non ti inseguita, inquadrano. devo inquadrare l'assessore. Ecco. Lungamente inseguita, abbiamo l'assessore regionale al lavoro, Roccisano. Benvenuto. Benvenuta, Grazie. benvenuta, grazie di essere con noi quest'oggi, in questo appuntamento. Che è il secondo assessore della Giunta Olivero che abbiamo in 3 giorni, dopo Musmanno. Ci scegliamo i migliori noi. Sì, allora. Anche perché hanno due assessorati non da poco. I trasporti da una parte, il lavoro dall'altra, mi pare che sono due settori di questa regione che meritano di essere rivisitati in maniera robusta, seria e forte, perché altrimenti ripetiamo gli errori del passato. E se è vero come è vero, quello che dice, se prendiamo per vero quello che dice Oliverio, che questa stagione della politica calabrese e quindi la guida del centro-sinistra, la regione Calabria, dovrà segnare un punto, come dire, di rivoluzione nell'immagine della nostra regione, beh, allora bisogna cominciare davvero a mettere mano alle cose che non funzionano. Allora, Assessore, com'è stato l'impatto in questa giunta? L'inizio? L'inizio. No, beh, è stato piacevole, devo dire il vero, conoscevo, vabbè, il presidente, essendo stata Sì. supporter, se così si può dire, sin dalle primarie del presidente Oliverio. E anche parte della giunta, la conoscevo per altre ragioni, il professor Rossi era stato anche mio professore, il professor Russo lo conoscevo già da prima, per cui è stato un inizio non tanto difficile per quello che riguarda i rapporti interni della giunta. Invece a livello operativo l'impatto è come ha detto Attilio, perché insomma l'impatto su un segmento come quello del lavoro in Calabria, Non insomma, da poco, insomma. siamo sulla sanità o giù per lì, insomma, non c'è. Com'è Sì. stato l'impatto? Che situazione ha trovato l'assessorato al lavoro? Lo ricordo per chi non lo. Era stato gestito da Carlo Guccione e poi lei ha preso il posto di Carlo Guccione. Sui problemi veri dell'assessorato, che situazione ha trovato e come si è mossa, diciamo. Devo dire la verità, l'impatto da questo punto di vista non è stato soft, perché come delega il lavoro è molto pesante e anche di sostanza. E tra l'altro non è sola, anche perché io ci tengo a sottolinearlo, è lavoro, politiche sociali, formazione professionale e pubblica E pubblica istruzione. istruzione anche e soprattutto. Esatto, ma io la cosa che ho trovato subito è un settore politiche sociali abbondantemente trascurato, devo dire la sincera verità. Sì. E per mia predisposizione personale, essendo che credo molto nel welfare e soprattutto nell'idea che un assessore alle politiche sociali si debba occupare di inclusione dei soggetti più deboli, questo aspetto mi ha colpito non poco. E poi per tutto quello che riguarda il lavoro c'è stata la fase, e c'è tuttora, la fase delle emergenze, che però sto cercando di associare oltre alle emergenze anche quella della programmazione, che secondo me per chi fa politica deve essere anche prioritaria rispetto alla soluzione delle emergenze del Assessore, momento. entro subito, garanzia giovani, partita, 1.000 conferenze stampa in giro per la Calabria, reclamizzata, pubblicizzata come aiutino per i tanti giovani cosiddetti NEET che ne studiano, ne lavorano, ne inseguono il posto di lavoro, insomma, cioè, la speranzella c'era. Poi a un certo punto abbiamo cominciato a ricevere telefonate, email di giovani che si scrivevano, nessuno li chiamava. Queste aziende che aspettavano questi giovani, insomma, che cosa è successo? C'è stato un periodo di buio totale, perché quando è stato con noi Carlo Guccione ci ha raccontato, lui aveva fatto già, era tutto predisposto, tutto pronto, anzi camminava benissimo, poi a un certo punto si è interrotto tutto. Che cosa è successo? Allora, che cosa è successo? È successo che Garanzia Giovani, allora, di Garanzia Giovani in Calabria era partito solo lo strumento dei tirocini. Che però non sono manco pagati al momento, ci Oh, non risultano. erano pagati, occhio,
Occhio, perché praticamente noi abbiamo fatto le seguenti azioni in ordine. Nel momento in cui mi è stata segnalata anche da più persone il fatto che non erano stati pagati i tirocini di Garanzia Giovani, un po' ho cercato di capire, come ovviamente avrebbe fatto chiunque, sì, le ragioni di, sì, di questo ritardo dei pagamenti. E lì è uscito fuori, anche perché eravamo a Roma nella sede del Ministero del Lavoro insieme al sottosegretario Pirrotte e alla task force che il Ministero ha messo a disposizione della Calabria proprio su Garanzia Giovani. Lei sta parlando dell'estate, quindi diciamo possiamo mettere, no, no, settembre. No, sto parlando di 2 settimane fa. Di 2 settimane fa? Sì, sto parlando di 2 settimane fa. Ed effettivamente loro ci hanno fatto notare che l'assenza del sistema informativo creava un'incongruenza tra il sistema della piattaforma che abbiamo noi come Calabria, sì, quella dei centri per l'impiego dove in automatico vanno, scusi, caricate. La invito a guardare la telecamera così guarda, sì, direttamente i nostri telespettatori. Scusate. Giustamente guarda me l'assessore. E cioè, interloquendo mi veniva più automatico. Cioè, quindi non ti prendere d'invidia. Voglio dire. Prego. No, guardo all'interno e vado anche verso la telecamera. È invidioso, non ci faccia caso. Dicevo, ci siamo trovati nelle condizioni, quindi mi hanno spiegato, stavo dicendo, che questa assenza del sistema informativo portava un'incongruenza di informazioni, che andava effettivamente colmato, anche perché c'era già la società, che è la ETT, insieme anche ad Italia Lavoro, che era stata predisposta per occuparsi della parte di gestione informatica. Abbiamo comunque, per farvela breve, risolto questo problema, nel senso che abbiamo superato questo gap di informazioni che c'era tra la parte del Ministero e quella dei centri per l'impiego, mettendo in pagamento il giorno prima che ci sentissimo noi per telefono la settimana passata, sì, qualche giorno prima, quindi avevamo fatto subito i decreti per 1.300 tirocini per un importo di 3.800.000 e rotti, che noi siamo riusciti ora a portare a 2006, cioè l'abbiamo raddoppiato. I dati comunicati all'INPS, diciamo, che poi è l'ente che, esatto, materialmente fa l'erogazione, diciamo. Sì, perché da questo, per distinguerlo ed evitare quelle che si chiamano anche tecnicamente guerre tra poveri, di persone che anche loro aspettano i soldi dell'INPS, parleremo dopo. I soldi, quelli di Garanzia Giovani, arrivano direttamente all'INPS. Cioè da parte del Ministero. Ma noi li attiviamo con un decreto. Che c'è un problema, che l'INPS non materialmente eroga questi fondi ai giovani, ai ragazzi e alle ragazze, se dalla regione non viene trasmesso l'elenco finale. Non so se è vera, però questa cosa. Sì, corrisponde al vero, ed era questa proprio l'incongruenza che c'era, perché a un certo punto noi ci siamo trovati con 20.600 profile, colloqui, 14.000 profiling, poi di fatto di tirocini attivati ce ne sono 2006. Pochissime, diciamo, rispetto alle cifre ma, che lei ci ha dato. Mi scusi, assessore, ma gli iscritti sono 40.000 o 15.000? No, allora, 40.000? No. A tutta la piattaforma, tu dici, di Garanzia Giovane, stai dicendo. Buccione così ci ha detto qui, trasmesso. 40.000. No, io ieri, quando ho fatto la conferenza stampa, l'altro ieri ho diffuso proprio, ho dato i numeri in sostanza, con anche l'approvazione della società ETT e la corrispondenza delle informazioni dei centri per l'impiego e della piattaforma, quella che avevamo noi, i tirocini partiti sono 2006. Perfetto. Anche perché fossero 40.000, no, ma la cifra che dice Attilio riferita a quello che ci ha detto Cuccione era una cifra riferita alle domande che sono state presentate nel totale giovane, sulla per piattaforma di Garanzia allora, Giovane. Per Garanzia Giovane, non era, domande presentate. No, ma non sui tirocini. No, sui tirocini, non, le sì, domande ma presentate per Garanzia Giovane. Attenzione, perché di fatto l'unica misura che era attiva era quella dei tirocini, quindi stiamo parlando per... cambiando l'ordine dei fattori stiamo parlando della stessa cosa, quindi il problema quindi possiamo dire per chiarezza, per chi sta facendo i tirocini sono state attivate le modalità di pagamento, esatto, si può dire questo? Questo si perfetto può dire tranquillamente, perfetto, fatti i decreti e comunicati, perfetto, con l'elenco così come l'INPS richiedeva, quindi, per poter essere pagati. Arriveranno i soldi per questi giovani? No, stanno già dopodiché fatti. C'è l'altro problema che tu fatti sollevi, che è quello, perfetto, del funzionamento globale, cioè di chi, molti ragazzi, a noi ce l'hanno segnalato, ragazzi e ragazze, che non riuscivano a mettersi in contatto con i centri per l'impiego, che c'è un funzionamento di centri per l'impiego, non tanto qua a Cosenza, dove funziona abbastanza bene il centro per l'impiego, altrove
ci sono dei problemi, quindi voglio dire legati a ritardi, ritardi, burocrazie, e questo io non so come, se voi l'avete affrontato e come intendete risolverlo questa questione qua, perché anche per esempio sul centro per l'impiego di Catanzaro ci sono state polemiche pubbliche. Torno a ripetere, quello di Cosenza mi pare che funziona abbastanza bene. Sì, sì, sì. Non abbiamo subito... Anche quello di Reggio, devo dire la sincera verità. Anche quello di Reggio, abbiamo, lì c'erano state 4.650 domande, che alla fine, se pensiamo che sono 16.000 sul territorio regionale, non sono poche. Ora, lì il problema sull'assenza di funzionamento, calcolando che a fare domanda i ragazzi... Facevano domande rispetto a cosa? O alla possibilità di attivare un tirocinio in mobilità regionale, perché noi abbiamo, ripeto, l'unica misura che era attivata era una, che era quella dei tirocini. I tirocini si possono fare in mobilità regionale, quindi interne alla nostra Calabria di fatto, interregionale e internazionale. E questo comportava, da parte della Regione Calabria, aveva previsto un impegno complessivo di 28 milioni di euro. Sì. 14 milioni sono con fondi nazionali e 14 milioni fondi nostri su programmazione 2014-2020. Quindi, accantonati i 14 milioni nostri, per la quale dobbiamo aspettare l'approvazione del POR, abbiamo attivato la misura, è stata attivata dall'assessore precedente, la misura dei 14 milioni dei tirocini. Questa misura era organizzata secondo le tre modalità che ho detto prima, quindi regionale, interregionale e internazionale. Per quello interregionale erano stati previsti 7 milioni. Questi 7 milioni sono stati impegnati tutti con il 2600 tirocinio che ora noi stiamo andando a pagare. Chiaro. Per attivarne gli altri abbiamo fatto un semplice storno delle due misure che tiravano di meno, che sono i tirocini interregionali e internazionali, per le quali le domande sono 3 in tutto il territorio regionale per una misura e 11 forse in un'altra. 3 e 11. 3 nazionale. Tre vabbè, per fare la mobilità fuori dalla Calabria anche, o fuori dall'Italia anche in normale, generale. Va. Vabbè, abbiamo affrontato un primo segmento, abbiamo dato una... No, ora, aspetta un attimo. Aspetta, perché garanzia. Su questo, abbiamo finito ancora, su garanzia, ci tenevo a dire due cose. La prima sono le altre misure che noi settimana prossima già siamo in condizione di fare partire. Che sono quali? Che una, la formazione orientata al lavoro e quindi formazione che viene acquistata, diciamo, da parte delle imprese sugli enti formativi a beneficio dei ragazzi che andranno dopo a fare l'esperienza lavorativa nelle imprese stesse. E l'altra è quella dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità. Sì, di cui abbiamo parlato anche con Guccione. Sì, 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 perché era una... Questa qui dell'autoimpiego era dell'autoimpiego, una... Sulla quale lui aveva... Quando c'erano quanti milioni di euro? 5 milioni. 5 milioni di euro che aveva impegnato direttamente, ma la misura ancora non era partita. Che dovevano però passare attraverso Fincalabria, se non saremmo no, attraverso Calabria Lavoro. Calabria Lavoro, sì. Attraverso Calabria Lavoro. Sì, sì, era un progetto che aveva messo in campo l'assessore precedente, ma non era partito. Sulla parte di garanzia giovani io ci tengo a sottolineare una cosa, che è l'effetto culturale dello strumento, perché se noi abbiamo, è vero, solo 2600 tirocini che sono partiti, a fronte di 20.000 colloqui. Ora, può sembrare una stupidaggine il fatto di aver fatto un colloquio, però da anche ragazza, certo non più giovanissima, non rientrerei nei beneficiari ovviamente di garanzia giovani per la mia età. Però noi siamo stati abituati nel tempo, quelli della mia generazione e anche quelli dopo di me, a laurearci, chi si è laureato, o a diplomarsi, chi è rimasto al diploma, e a fare il curriculum. Il fatto di avere portato dei ragazzi in un centro per l'impiego a fare un bilancio di competenze, un profiling, così come viene chiamato, e quindi un profilo tagliato sulla persona direttamente in base a quelle che sono non solo le competenze ma anche le attitudini, a me non sembra una cosa di poco conto, perché può essere anche una autoconsapevolezza di sé sulla quale né le scuole, né gli enti formativi, né tantomeno la cultura e la politica ad oggi aveva lavorato, e grazie a Garanzia Giovani si è riuscita a fare questo. Senta, anche se il numero mi pare scusami, però troppo è piccolo. Cioè, è piccolo il è numero. Piccolo. È piccolo e anche perché, io l'ho detto anche in un incontro pubblico, tanti ragazzi hanno pensato che Garanzia Giovani fosse una sorta di leggenda metropolitana. Sì. Cioè non riuscivano a ci hanno creduto. Non ci hanno creduto, ma non riuscivano neanche a capire il luogo fisico dove di fatto si poteva attivare. Non siamo in Lombardia, dove le agenzie per il lavoro privato sono superiori ai centri per l'impiego. Da noi sono poche quelle che fanno le agenzie interinali private.
e i centri per l'impiego, fate parentesi da assessore al lavoro, ricordiamoci che i centri per l'impiego anche a loro volta lì stanno vivendo situazioni di precarietà e di incertezza. Assolutamente. Per cui anche lì ci sono delle difficoltà. Senta assessore, ma chi ha fatto domanda, chi si è iscritto in questo portale e sta ancora aspettando da mesi di essere chiamato per il colloquio, che cosa deve fare? Allora, noi abbiamo parlato con i centri per l'impiego per cercare di capire come smaltire questi elenchi, perché guardate che stiamo comunque parlando di 20.000 persone. Sì. E 16.000 il colloquio l'hanno fatto, gli è stato addirittura fatto proprio il bilancio delle competenze o il profiling a seconda dei casi. Quindi rimangono 4.000 che sono ad oggi in attesa. Le aziende quante sono che hanno adeso? 6.000? Quante sono? Le aziende rispetto alla... avevano che hanno mostrato disponibilità, diciamo. Dato disponibilità, sì, sono 6.000 e qualcosa, 6.004, che hanno attivato realmente, dopo fattivamente, un'esperienza. Poco, erano 1.009. Ma 6.000, 1.009, ma perché quegli altri si sono pentite strada facendo, non hanno ricevuto nessun tipo di sostegno da parte delle istituzioni che dovevano, come dire, accompagnare questo percorso, questo progetto, perché? Sono aspetti che vanno indagati. Io sinceramente la parte che mi aveva preoccupato molto era la discrepanza, a un certo punto che avevo trovato nei dati, tra i 20.000 ragazzi che si erano iscritti e il fatto che mi sembra che c'è una specie di certificazione che era stato dato, erano solo 6.000, scusate, e gli altri 14. Poi effettivamente i centri per l'impiego, devo dire la verità, mi hanno spiegato che gli strumenti sono diversi. Tipo ad un ragazzo magari tante volte è stato fatto un bilancio delle competenze e a quello gli è bastato, per dirla banalmente, per capire dove andare, dove rivolgersi, e magari è andato a buon fine, anche se forse anche fuori dalla Calabria. Assolutamente. Senta, dentro l'assessorato è stato attivato un nucleo, diciamo, che lavora su garanzia giovani. Chiamiamola task force. Un gruppo di lavoro che si occupa solo di garanzia giovani. Guccione ci ha detto, io avevo attivato un gruppo di lavoro che era concentrato su queste tematiche. Adesso pare non ci sia più, è così? Vabbè, mi piacerebbe capire, poiché l'ha disattivato, se era stato attivato questo gruppo di lavoro, anche perché lì c'è una realtà che è quella che ho detto, è TT, che tra l'altro era con me anche in conferenza stampa, che ci sta dando una grossa mano rispetto a garanzie giovani. Vabbè, lasciando stare altri dettagli, comunque ci sta dando una mano concreta. Italia Lavoro ci sta dando un altro pezzetto di mano e non so se forse c'erano dei ragazzi di Calabria Etica che ora non ci sono più, può essere, non lo escludo. Se, credo se che c'è Guccione stata una cosa attivata e disattivata, questo vuol dire che erano quelli di Calabria Etica. Credo di sì, credo, ma non sono certo. Sì, il punto è che ripartiamo dall'inizio, così facciamo, allarghiamo un po', chiarite tutte le questioni pratiche. Garanzia giovane è una misura tamponas, per tamponare, diciamo, questa emergenza drammatica. Dopo garanzia giovane si può prevedere che ci possa essere dell'altro, oppure misure che accompagnino questa grande massa di ragazze e ragazzi che attualmente hanno acceduto, oppure non fanno si nulla. Può pensare a qualcos'altro o no? Allora, io mi trovo d'accordo con quello che dice lei sul fatto che è una misura tampone, non solo, perché Garanzia Giovani ha un problema che tra l'altro leggevo anche stamattina da un articolo di Alessandro Rosina, che è un mio amico professore demografo che scrive su Repubblica, che Garanzia Giovani ha un problema, cioè agisce come tutte le misure che sono state fatte negli ultimi anni, anche a proposito di welfare, su persone che stanno dentro al sistema in un modo o nell'altro. Non riesce a captare davvero in itto gli esclusi, perché comunque ad oggi, io sto avendo questa percezione. Come te, dentro il sistema? Dentro il sistema perché generale. C'è gente che viene attivata dai circuiti della politica? No, non intendo dire questo. Però intendo dire che si sta rivolgendo ad una fascia che è quella comunque qualificata, informata, altamente, diciamo, qualificata. Diciamo informata, che ma segue. Ma non è il NEET. Se noi pensiamo non è il NEET. Allora, è chiaro che non garantì è il NEET. Che c'è nel nord Europa,
o anche nel centro Europa, lì lo strumento serve a tutelare il giovane al rischio di esclusione sociale dall'esclusione sociale. Tant'è vero che la formazione non è tanto alta formazione, e vedrete quando chiudiamo gli accordi con tutte le università, perché quello è un pezzo sulla quale ho un po' frenato, nel senso che ad oggi, quando mi sono insediata, l'unico accordo che era stato siglato era con l'Unical, per carità, università dalla quale provengo, quindi un pezzo del mio cuore. Ora invece con Catanzaro pure avete firmato. Ora, finché non sono firmate con tutte, non parte. Non parte. Per una questione di equità sociale. Lì poi vedrete come si innalzerà il numero, perché noi in Calabria abbiamo un problema di questo tipo. Abbiamo tantissimi laureati disoccupati che vorrebbero rimanere a lavorare qui, e per la quale si utilizzerà Garanzia Giovani, e il fatto poi di utilizzare la parte nostra comunitaria ci permetterà di intervenire anche sugli over 29. Sì. Ma i giovani a rischio di esclusione sociale rimangono ad oggi, secondo me, senza strumento. Sì. Anche perché si parla poco di reddito minimo, magari ne parliamo dopo la pubblicità. È una cosa di cui non si parla più. No, ecco, presente. È presente, ma non se ne parla. Dobbiamo fermarci. Chiama la pubblicità. Dobbiamo fermarci. Così sei inquadrato. Sono inquadrato, se no sei sempre inquadrato tu. Facciamo la pubblicità, va. Facciamo la pubblicità. Garanzia Giovani, eppure pensavo potesse dare una spinta, perché secondo me, oltre a essere tampone, mi ha fatto riflettere su una cosa, e anche per certi aspetti una misura illusoria, perché è ancora più grave. Ho capito, però devi pure iniziare da qualcosa, e cioè Garanzia Giovani ti dà la possibilità, quantomeno, di iniziare, sperimentare, di fare misura assolutamente positiva. Devi anche misurare le tue qualità, le tue capacità, no, le misure assolutamente positive. Sì, ma anche il fatto, ripeto, serve solo a questo, la consapevolezza di sé, l'abilità di avere conoscere cos'è lo strumento del bilancio di competenze in un'Italia dove ancora oggi noi non abbiamo ben capito l'utilità del curriculum europeo. Cioè, altrove il curriculum europeo è stato superato, noi invece ancora in Italia non abbiamo capito che nella parte capacità organizzative, se io scrivo che sono stata allenatrice di una squadra di basket in un'altra parte del mondo, questo può fa essere, curriculum, perché fa dimostra curriculum. Capacità di squadra, fa di management, di problem solving, eccetera. Ancora noi in Italia non abbiamo capito cos'è, figuriamoci se sappiamo cos'è il bilancio delle competenze. E il beneficio reale di Garanzia Giovani, secondo me, è quello di avere fatto capire anche ai centri per l'impiego che il loro lavoro non doveva essere solo quello di dare il permesso di disoccupazione o l'iscrizione alle liste di disoccupati, ma a trovarsi di fronte ad un disoccupato e a pensare: questo è un disoccupato che ha queste competenze, la ragione della sua disoccupazione è che magari cercava di trovare un posto come cameriere invece ha più attitudini per fare l'albergatore, e magari invece quando si trova di fronte a un altro laureato a capire che ha delle competenze diverse e quindi delle problematiche completamente diverse. Allora vanno cambiati gli uffici, allora vanno cambiati, ci vuole, come dire, ci vuole un altro tipo di approccio a queste proposte. Quello giusto che dice lei, però c'è bisogno di professionalità che sappiano come interpretare queste istanze che arrivano da chi in quel momento ha la necessità di trovare occupazione. Assolutamente, ma sono certa che quando come giunta, anche col presidente Oliveri, parliamo di rivoluzione culturale sulla quale vogliamo agire anche in Calabria, c'è anche il ruolo dei centri per l'impiego e la concezione che un disoccupato è diverso da un altro disoccupato. Noi però ad Olivero non l'avevamo creduto. Faccio un'altra cosa, faccio solo che non c'entra niente. Non l'avevamo creduto, quando guardate che ho fatto assessore di rilievo, per certi aspetti non l'abbiamo assolutamente creduto. Invece avendo avuto Musman Avantieri e oggi l'assessore Roccisano, assolutamente questo non c'entra niente con l'argomento. No, assolutamente. Io sottoscrivo. Quindi la colpa è sua, sottoscrivo. Però. La colpa è sua. Perché c'è un difetto, secondo me. Certo, c'è un difetto complessivo di comunicazione. La colpa è sua. Pubblicità, quindi la colpa tra poco, è sua. A tra poco. Va bene. Ma che ci stai sudando sempre che ti stai così? Ma qua non c'è mancare condizionata. Ieri pioveva, oggi c'è il sole. L'abbiamo staccata perché non riusciamo poi a sentire le telefonate. Siccome siamo sommersi a telefonate, allora direi a questo punto cominciamo, diamo alla regia l'ok per le telefonate, facciamo una prima serie di domande all'assessore legate a garanzia giovani. Poi facciamo la seconda parte. Chi ha altro? Mobilità è pregato di telefonare nella dopo. Seconda parte. Allora.
già partiamo con Garanzia Giovane, regia ancora no? Dagli il tempo, no, dagli il tempo. Chi c'è? Enzo in regia. Dagli il tempo, dagli il tempo. Allora, questa la possibilità di attivare questa misura, insomma, che poi può quantomeno dare la possibilità ai nostri ragazzi di sperimentare il mondo del lavoro, poi da cosa nasce cosa, può darsi qualcuno di loro. Abbiamo già la telefonata. Pronto? Nome, da dove chiama? Pronto, buonasera, chiamo da Cosenza. Senta, volevo porre due domande all'assessore. Ecco, e lei l'assessore, gli facciamo subito un primo piano, rapidamente. Prego. Grazie. Buonasera, dottoressa. Senta, io volevo porle due domande. La prima riguarda il fatto che promuovete molte azioni per gli under 35. Mentre per gli over non si è sentito mai niente, perlomeno non mi è mai capitato di sentirlo. Mia figlia, per esempio, ha quasi 41 anni. Che deve fare? Si deve ammazzare? Punto primo. Punto secondo, mia figlia, sempre mia figlia, l'anno scorso a settembre ha completato un corso di OS presso una scuola di Vibo, operatrice sociosanitaria. Le premesse erano che a fine corso, cominciando dal 33%, ci sarebbero state delle assunzioni e il rimborso delle spese sostenute. Però ad oggi non abbiamo né attestato né assunzioni né rimborso. Come mai? Grazie signora, può seguirlo attraverso il televisore. Va bene, allora se poi dovessi rispondere qualche altra cosa non è possibile rimanere in attesa. Ma abbiamo... signora, no, ci sono tante telefonate. Va bene. Grazie signora, grazie alla comprensione. Allora, assessore. Vado direttamente? Sì. Posso iniziare con una battuta? Era meglio, forse chiamava la figlia. Sì, chissà dov'è la figlia. Lo dico per un motivo, perché tante volte, io lo vedevo anche quando lavoravo all'università, ho visto anche nonni venire ad iscrivere i nipoti all'università. Ma al di là della battuta... Io ho detto, Garanzia Giovani si aprirà presto anche agli over 29. Certo è che a 41 anni non si potrà essere beneficiari di Garanzia Giovani. La vedo complicata. No, andremo fino ai 35 ovviamente. Forzando la mano sulla definizione di giovani, che ovviamente rimane mediterranea e non europea. Ma detto che mi consente di essere giovane per qualche altro anno, sì. Però al di là degli scherzi, sui quarantenni e gli over 40, io penso che forse lo ripeteremo anche quando parleremo di quelli della mobilità, stiamo preparando un piano del lavoro che prevederà l'inserimento e l'inclusione lavorativa anche di questi soggetti. Sulla parte degli operatori sociosanitari, sì. Lì secondo me è una distorsione del sistema della formazione che è stata fatta negli ultimi anni, che ha visto la dominazione, tra virgolette, di pochissime qualifiche. Sì. E quindi automaticamente per la legge del mercato, se aumentano le persone specializzate in quel settore, diminuiscono le opportunità. Bene, pronto? Pronto. Da dove chiama? Il suo nome? Pronto? Mi chiamo Corrello Antonio, da Malito chi ha. Ma per la mobilità, sì. Per la mobilità in deroga? Sì, per la mobilità in deroga. No, allora deve chiamare tra un po', Avevo chiesto la corte tra un po', perché adesso esauriamo tutto. Per la mobilità in deroga. Sì, sì, la preghiamo di chiamarci tra un po', la segreteria può chiamarlo dopo, perché facciamo in questa prima fase solo Garanzia Giovani. Allora, chiudiamo questo passaggio riguardo agli OS, mi pare, no? Cos'è? Sì, dicevo, lì c'è stato secondo me un eccesso di domanda dei settori, perché la formazione degli ultimi anni, posto che la formazione è ferma al 2011, non era più stato fatto bando o altro, e anche i pagamenti sono fermi di fatto alle annualità del 2011, le figure professionali per le quali si è investito sono quelle tipiche, talmente tanto tipiche che ci siamo trovati tantissime parrucchiere, tantissime estetisti, tantissime osse, eccetera, e ovviamente anche le opportunità per loro sono andate scemando, in specie in quello della sanità o del settore sociosanitario, dove la commissione e le difficoltà del settore pubblico e privato ha causato una diminuzione anche dei posti di lavoro di quel settore. Insomma. Non so se arrivano altre telefonate, secondo me se le mischiamo facciamo bene, perché altrimenti diventa complicato. Conviene andare all'altro argomento. In attesa.
quella è l'altra grande questione. Ahimè, io mi rendo conto che stiamo parlando del segmento del mercato del lavoro e della pubblica istruzione dei servizi sociali, riducendolo a due cose, garanzia giovane e mobilità in deroga. Però purtroppo abbiamo dovuto fare una scelta, perché altrimenti facevamo una trasmissione di 12 ore. Diciamo che l'abbiamo fatto in maniera furba per averla di nuovo. Sì, assolutamente. Mobilità in deroga. Allora, il punto di oggi è che lei ieri, mi pare, o avantieri, ha fatto una conferenza stampa per abbiamo dire... una telefonata, Filippo. Pronto? Sì. Ed è caduto. Grazie a Dio è caduto. Ha promesso che cosa sulla mobilità in deroga? Allora, sulla mobilità in deroga posso fare una premessa? Sì. Allora, ci sono 27.000 persone che si trovano in una condizione di mobilità ad oggi in deroga. Tanti sono ancora oggi in attesa di ricevere i pagamenti nel 2013 e lì sono i famosi 41 milioni che ci deve sbloccare l'agenzia di coesione. Che non sono state sbloccate quindi? No. Questa è una delibera di giunta di aprile? Quella è diversa. Allora, quella praticamente. La prendiamo intanto questa telefonata così poi può continuare. Pronto? Sì. Pronto? Dove chiama? Il suo da nome? Potenza. Prego. Volevo chiedere all'assessore un'informazione. Sì, pronto, da Cosenza. Già. Sì, sì. Mia figlia è iscritta nel centro per l'impiego di Cosenza dal 2000. Ha assolto tutti gli obblighi scolastici, nel frattempo ha preso due lauree, una in conservazione dei beni culturali e ultimamente una in scienza della formazione primaria. Non ha avuto mai nessuna chiamata, nessun interesse da parte di nessuno. Mia figlia ha 34 anni e niente, volevo sapere appunto. Bene. Grazie, grazie. Diciamo se ci sono prospettive. Adesso risponderà l'assessore, grazie. Bene, grazie. Prego. Grazie. Allora, 34 anni, avevo fatto i calcoli, essendosi iscritta nel 2000, due lauree, ho detto almeno sarà dell'80 o dell'81. Ed effettivamente questo è. Allora, è evidente che non rientra nella garanzia giovani tradizionale. Potrebbe rientrare, anzi rientra ufficialmente nella garanzia giovani che noi chiamiamo, che il ministro chiama 2.0, che è quella che ci permetterà di arrivare fino agli over 35. Il problema poi lì è uno. Se, poi lì si deve scrivere al programma garanzia giovani, perché non ha ricevuto alcuna chiamata da parte del centro per l'impiego. Perché non c'era nessuna offerta. Perché non c'era nessuna offerta, anche perché i settori erano abbastanza umanistici, per cui... le scuole non si rivolgono ai centri per l'impiego banalmente per fare una proposta. Certo è che quello che riguarda il settore della formazione primaria, secondo me, è un settore sulla quale bisognerà investire tanto, anche se noi pensiamo a tutto quello che riguarda l'integrazione, se ci pensiamo anche degli extracomunitari. Per cui anche lì le organizzazioni del terzo settore e le cooperative, piuttosto che le associazioni che si occupano di questo senso, possono, secondo me, avere questo tipo di qualifiche. Abbiamo la telefonata. Pronto? Pronto? Sì. Pronto? Sì. Il suo nome dove chiama? Allora, io sono Maria e chiamo da Rende. Prego, signora. Caporito. Pronto? Sì, deve abbassare il volume del suo televisore, parlare attraverso il telefono, ascoltarci attraverso il telefono, se no non riusciamo a dialogare. Sì, 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 ho abbassato. Prego, allora. Prego. Allora, io volevo porre una domanda all'assessore che adesso è in trasmissione. Si chiama Federica Roccisano. Come? Si chiama Federica Roccisano. Sì, sì, Federica Roccisano, sì. Allora, io volevo fare una domanda. Mia figlia sta facendo un tirocinio, che è scritto a Garanzie Giovani, e sta facendo un tirocinio dalla fine di luglio. Ancora ad oggi non ha ricevuto nemmeno una lira. Ho telefonato la settimana scorsa alla regione per forse 12 volte, nessuno rispondeva. Il centralino mi passava all'ufficio di Tizio, Caio, eccetera, non ho potuto parlare con nessuno. Volevo capire questi ragazzi che aspettano naturalmente con ansia questi primi soldini, che volevo capire quando saranno pagati. Quando arrivano questi soldini? Quando arrivano? Vabbè. Benissimo, grazie signora.
Prego, assessore. No, allora, assessore, ma la fa fare, perché del resto anche lei... Lo sottolinei anche tu? Chiamano le mamme e i padri. Il che l'altro giorno in televisione un nostro teleascoltatore ha detto: ma perché non gli date invece una sovvenzione ai giovani, datele ai padri e alle madri? Che poi secondo me sono quelle che sostengono questi giovani. Assessore, andiamo. Scusa parentesi. Andiamo. Potrei continuare? O no? come ho detto già all'inizio, noi abbiamo preparato i decreti per i ragazzi che hanno già attivato garanzie giovani e ben presto riceveranno i soldi, anche perché non passano neanche dalla regione, quindi signora, o lei o sua figlia, se casomai chiama lei, non abbiate un po' di pazienza, perché stiamo preparando i decreti, dopodiché chiamate all'INPS, o lei o sua figlia può chiamare all'INPS per vedere quanti forse che faranno la figlia i pagamenti. È meglio, forse alla figlia è meglio, no? Vabbè. Sì, è quel famoso empowerment che... No, perché secondo me sono quelli i genitori... Abbiamo che la telefonata, sì. ...prima battuta l'impatto. Dicevi, scusa Filippo? Sono i genitori che subiscono in prima battuta l'impatto dei figli e quindi dicono: ma è possibile che ci possiamo liberare gradatamente? Allora, diciamo, entriamo e abbiamo la telefonata. Pronto? Sì, pronto. Il suo nome da dove chiama? Laura La Falce, Castrovillari. Prego, signora. Grazie. Salve, senta, potrei... saluto l'assessore, Laura La Falce. Buonasera, dica, prego, signora. Prego. Senta, io sto attualmente facendo un tirocinio formativo presso la procura di Castrovillari. Dica, sì, parla, sì. La stiamo ascoltando. Allora, noi stiamo lavorando precisamente dal 15 maggio, cioè lasciamo stare che non siamo stati ancora pagati. Deve abbassare il volume del televisore, siamo sempre però sì, non riusciamo. Bene. Ora va bene? Sì, deve abbassare completamente il volume del televisore. Ok, così? Prego. Quindi stavi dicendo, non siete stati pagati e poi? Dal 15 maggio stiamo lavorando e non abbiamo percepito nessuna mensilità. Poi le volevo dire che noi abbiamo chiesto una proroga con le politiche attive, ancora tuttora non c'è stata data nessuna risposta. Quindi non è garanzia giovani, sono tirocini negli enti periferici, giusto? Non so se si tratta di enti periferici o cosa. Quanti anni ha? Ah, io ho 39 anni, siamo 30 persone e i miei colleghi hanno pure sulla cinquantina. Come? E mobilità. Il 15 maggio sì. Garanzia giovane non era materialmente partita. È mobilità. No, ma è mobilità. È una mobilità questa. È mobilità. Va bene, risponderà l'assessore, grazie. Dopo risponderà quando affronteremo. Vi prego, quando no, telefonate. La domanda che gli pongo è il nostro futuro all'assessore. È questo, abbiamo capito, adesso risponde l'assessore. Grazie. Una cortesia, grazie. Che chiedo, coloro i quali telefonano devono abbassare il volume del proprio televisore, perché portarlo è attraverso il zero. Telefono, se no non riusciamo a dialogare. Prego, assessore. Quindi affrontiamo... La premessa sulla mobilità. Quindi ci sono, dicevo, queste 27.000 persone che si trovano in condizioni di precariato, gran parte dei quali attende i pagamenti del 2013, e questa è la famosa quota parte dei PAC, che sono 41 milioni di euro, per la quale aspettiamo questo semaforo verde da parte dell'agenzia di coesione. Dal momento che questo semaforo verde, diciamo, ancora non c'è pervenuto, io ho chiamato anche prima di venire qua, casomai riuscivo a dare questa esclusiva in diretta, non l'abbiamo ancora avuto, abbiamo pensato, visto la situazione emergenziale che c'era stata, di fare quattro calcoli a tavolino con l'INPS. Cioè, dal momento che la delibera che era stata fatta nei mesi precedenti aveva previsto un impegno di 91 milioni di euro, anche da parte dati all'INPS per fare i pagamenti della mobilità, abbiamo fatto quattro calcoli e di fatto di questi ne erano rimasti 22 milioni non spesi. Ora, qui uno potrebbe cercare di capire perché deve venire a me in mente a ottobre che c'è questo residuo. Se l'ha fatta lei la domanda, perché gliela stavo facendo. No, ma ogni tanto me la faccio anche io. Ma viene naturale questa domanda, perché sì. Ce ne accorgiamo a ottobre? Non lo so, a me a un certo punto mi è saltata in mente questa cosa, vabbè, facciamoci quattro calcoli, escono fuori questi 22 milioni. Questi 22 milioni ci possono consentire di pagare una mensilità della mobilità del 2014 a ciascuno.
visto e considerato che da due giorni mi arrivano chiamate preoccupate da parte di sindacati e di lavoratori, qui abbiamo una piccola perplessità con l'INPS, rafforzata anche dal Ministero, dalla quale ho ricevuto poco fa una comunicazione. In che senso la perplessità? Nel senso che noi come Regione Calabria abbiamo preso un prestito, diciamo, da parte del Ministero del Lavoro, che abbiamo promesso di restituire con le politiche, politiche attive del 2015. Scusate. Secondo l'interpretazione dell'INPS, non sono 22 milioni questo residuo, ma sarebbe di 14, perché ci sarebbe questa sorta di cauzione, chiamiamola così, di 8 milioni, caricata sul 2014. E questo non vi consentirebbe quindi di No, questo di è pagare... errato. Questo è errata questa interpretazione. Sì, il problema è che... Però se non si sblocca questo non pagano. No, il problema è uno, sono un pochettino... ogni tanto a martello pneumatico quando mi metto in testa una cosa, e neanche perché me la metto in testa io, semplicemente perché è giusto così. Ora, se lì c'è una comunicazione da parte del Ministero del Lavoro che ci dice, a firma del dottore Menziani, che ci dice che subito si possono utilizzare questi 14 milioni, quindi senza tergiversare o continuare, io domani mattina rivedo il direttore greco dell'INPS per ribadire quanto già scritto, e che gli 8 milioni di fatto posti a cauzione non devono essere messi nel 2014, ma in quelle del 2015, perché questo è l'accordo che lui stesso dice, dottore Menziani del Ministero del Lavoro. Quindi a questo punto la comunicazione che io farò domani mattina presso la cittadella al direttore greco dell'INPS è semplicemente una: 14 milioni vanno messi subito in pagamento e gli 8 milioni anche, perché sono del 2014, mentre la cauzione va fatta nel 2015. Telefonata, pronto? Pronto? Sì, suo nome, da dove chiama? Buonasera, sono Gabriella, chiamo da Cosenza. Senta, le volevo dire una cosa, per quanto riguarda i genitori che telefonano al posto dei figli, vi siete chiesti perché succede tutto questo? Allora, questo succede semplicemente perché... Non si sente. Signora, scusate un attimo, perché chiedo alla regia di alzare un po' il ritorno in studio, perché non riusciamo a sentire la telefonata. Prego. Troppo. Prego, prego. No, l'audio della TV è basso, quindi... Prego, no, no, è il nostro problema, non è suo, signora, prego. Volevo ripetermi, sono Gabriella, chiamo da Cosenza. Volevo dire, per quanto riguarda i genitori che telefonano al posto dei figli, vi siete chiesti voi politici se questi ragazzi sono così stanchi di essere presi in giro dai politici, anzi dai politicanti calabresi, e non hanno la voglia più di combattere, perché nel momento in cui si iscrivono a Garanzia Giovani, nel momento in cui si partecipano alle politiche attive, con domande, mi dispiace che non riesco ad esprimermi se non guardo l'interlocutore e non sento la voce, è una mia... Ma io l'ascolto, signora. È un mio limite. Volevo dire questo, di fronte a queste domande che fanno questi giovani, vengono semplicemente, gli si risponde semplicemente con stringendosi nelle spalle, perché, parliamoci chiaro, io dico una cosa molto forte in questo momento, perché quanto fanno queste domande, i posti sono già assegnati. Bene, grazie signora. Quando fanno queste domande ormai sono già state assegnate, dice la signora. No, no, no. Allora, la prima cosa che devo dire, ad onor del vero, è che non si dovrebbe generalizzare, nel senso che politici, politicanti è una frase che è un po' dispregiativa, non si dovrebbe, ripeto, generalizzare. E inoltre i posti non sono assegnati, anche perché, e questa è la carenza secondo me che c'è di Garanzia Giovani, il fatto che a un certo punto si è pensato che Garanzia Giovani fosse uno strumento che dava lavoro, non tirocinio, opportunità, che dava lavoro, e che quindi è normale che quando un ente pubblico parla di lavoro o di posti di lavoro, questi posti sono automaticamente assegnati. No, anche perché Garanzia Giovani prevede che l'impresa X di Federica Roccisano, che è un privato che lavora per i fatti suoi, mette a disposizione due posti per avere i tirocini. I ragazzi fanno domanda per accedere a questi posti
e tramite il centro per l'impiego si cerca di capire se l'impresa X di Federica Roccisano fa il caso di questi ragazzi e se questi ragazzi fanno il caso di Federica Roccisano. Tra l'altro, nella misura ulteriore, quella lì della formazione orientata al lavoro, nel caso in cui le competenze di questo ragazzo non sono così aderenti con l'impresa, ma che le potenzialità ci sono, l'impresa stessa investe su di lui. Ora, io posso capire, che è quello anche che ci siamo detti l'altra volta per telefono con lei, posso capire che sia una diffidenza nel tessuto delle imprese calabresi, però non tanto da scoraggiare talmente tanti ragazzi da pensare che persino nelle imprese la politica decide chi deve andare e chi no. È come pensare anche al servizio civile. Guardate, io per formazione mia professionale, penso che lo strumento migliore per l'inclusione dei ragazzi è il servizio civile. Meglio ancora di Garanzia Giovani, perché lì seleziona a monte chi è portato a fare del volontariato e a dedicarsi agli altri e all'ambiente. È già una selezione naturale. E chi fa un'esperienza di servizio civile, che tra l'altro riceve gli stessi soldi di Garanzia Giovani, e ora o in più anche la qualifica relativa a Garanzia Giovani, è già motivato in questo senso. Quando le motivazioni non sono di tipo personale, ma sono spinte, magari anche dalla volontà di un genitore legittima, per carità, legittima, di sperare che il figlio non vada via dalla Calabria, ma che rimanga qui, probabilmente si creano delle incomprensioni, ecco anche. Abbiamo la telefonata, pronto? Pronto? C'è questa telefonata o no? Ah, perfetto, finito. Allora posso continuare a rispondere alla telefonata della ragazza di prima sulla mobilità? Sulla mobilità, così poi... Sì, perché il caso di queste persone invece è mobilità... Non in deroga quella che aspettano i pagamenti del 2014, ma sono le politiche attive del 2015, che sono i famosi tirocini. Negli enti locali o negli enti periferici. Nel suo caso era ente periferico perché ha detto che lo faceva in qualche prefettura, forse ufficio giudiziario. Allora, lì ci sono stati anche in questo caso due ordini di problema. Il primo sono i pagamenti. Cinque mesi. Tra l'altro loro ricevono... I pagamenti dopo una rendicontazione, dovevano ricevere i pagamenti dopo una rendicontazione trimestrale che i comuni dovevano inviare alla regione, la regione li validava, dopodiché faceva i pagamenti. E noi fino a qualche ora fa eravamo bloccati al 27 agosto con i pagamenti. Cioè, nel senso che le amministrazioni locali non hanno mandato il rendiconto? Allora, in alcuni casi, io l'ho visto anche personalmente, perché mentre qualcuno dice che non... che gli uffici non rispondono alla regione, sfortunatamente per mia attitudine io rispondo sempre al telefono. E per cui quando anche sindaci, amici, piuttosto che sindaci che mi hanno conosciuto nel corso del tempo, comunque chi ha avuto il mio numero di telefono e ha avuto il modo di contattarmi e mi faceva notare che non erano stati fatti i mandati, poi gli facevo anche notare che la rendicontazione non era stata inviata. Per cui le informazioni devono essere attendibili da parte di tutte le parti. Quando il comune, dicevo, invia la rendicontazione trimestrale ed è fatta bene, la regione dovrebbe pagare. Il 17 luglio mi pare che sarà chiusa una tranche, o meglio una finestra, perché dopo c'è stata la pausa estiva, il trasferimento eccetera eccetera, e quindi tantissimi comuni, quelli che avevano finito i primi tre mesi, o enti anche periferici, che avevano chiuso i primi tre mesi e rendicontato, erano stati mandati in pagamento. Oggi abbiamo chiuso il terzo decreto per mandare in pagamento tutti quelli che non erano stati mandati in pagamento. Bene, mandiamo la pubblicità, a tra poco. E no. Allora, torniamo in diretta. Abbiamo un po' di telefonate, cercavo di smaltirle tutte, no? Questa storia degli ossi, che dobbiamo rispondere alla signora? Ossi? Degli ossi. Ossi, cerca di parlare italiano. Socio assistenziali, sono i corsi OSS e OSA. Il fatto è questo, tanti ragazzi che hanno fatto il corso per diventare OSS, lo facevano pensando ad andare a lavorare nel settore del privato. Ora, lì penso che c'è stato un problema anche di eccesso di numeri di persone formate con la stessa qualifica. Cioè, se il mercato ne richiede 10, noi ne sforniamo 100, è chiaro che il problema si crea. Abbiamo la telefonata, pronto?
Pronto? Pronto, buonasera. Da dove chiama? Il suo nome? Mi chiamo da Cosenza, mi chiamo Santino Pecora. Prego. Senta, io vorrei fare una domanda all'assessore. Guardi, ho fatto le politiche attive nei comuni a Cosenza. Ho finito di fare queste politiche attive l'altro giorno. Adesso, dato che di politiche attive non se ne vuole parlare più, dice che non ne possiamo fare più, lei come pensa di collocarci dopo, siccome siamo gente che ha 50 anni, 55 anni, io la terza politica attiva che faccio, le tengo a premettere questo, non è la prima ma è la terza, mi trovo praticamente adesso a precisamente 56 anni, 36 di contributi, fuori dalla politica attiva perché ho finito il mese scorso di farla. Quindi lei come pensa di poter trovare qualche... Grazie, abbiamo capito perfettamente. Grazie, assessore. Aspetto con impazienza la risposta. Le raggruppiamo pure le risposte. Sì, facciamo due o tre telefonate e poi andiamo a rispondere. Allora, appena la regia è pronta ci manda l'altra telefonata. Intanto se ci vuole ancora del tempo rispondiamo a questa. Sì, intanto allora rispondo dando un'informazione. Nessuno ha mai detto che le politiche attive sono finite. L'ammortizzatore sociale o la mobilità è finita. Le politiche passive sono finite. Le politiche attive non sono assolutamente finite. Anzi, chi dice il contrario, secondo me... In malafede. Penso proprio di sì, perché onestamente sì. Sì, perché comunque dicevo, le politiche passive sono terminate, nel senso che noi negli anni precedenti potevamo anche pagare con quota parte del Fondo Sociale Europeo le politiche passive, che sono gli ammortizzatori sociali, anche la cassa integrazione eccetera. Le politiche attive invece no, io penso che solo ora possono iniziare, non sono finite, solo ora devono e possono iniziare. Politiche attive che fanno in modo che una persona non sia più mobilitato ma un lavoratore, è quello che io ripeto sempre, perché è anche una condizione in cui si trovano le persone, sono state messe nelle condizioni di trovarsi. Lo strumento stesso del tirocinio dei comuni, secondo me, nella finalità aveva senso perché ha permesso ai comuni di erogare dei servizi ai cittadini. Nella modalità, cioè anche il fatto di pensare che dovevano aspettare 5-6 mesi prima di ricevere i soldi, non tanto. Vai Filippo. Sì, pronto? Pronto? Mi sente? Sì, sì signora, la sentiamo. Da dove chiama? Cosenza, io volevo solo sapere a che punto sono le mobilità in deroga. Bene, perfetto, grazie. Perché i pagamenti sono fermi al 2014 marzo, allora io stamattina sono andata all'Indice a Cosenza e mi hanno riferito che non c'è nulla. Beh, perfetto. Grazie signora, prego assessore. Grazie signora, grazie, grazie. Allora, rispondo dando anche un approfondimento ulteriore su come dopo avvengono le modalità. Perché nel momento in cui noi facciamo il decreto, e l'abbiamo fatto con firma 6 ottobre, in cui mandavamo i pagamenti di una mensilità per ciascuno dei percettori di mobilità, derogati, prorogati o altro, del 2014. Si manda il decreto, la regione manda il decreto, l'ha fatto il 6, l'abbiamo mandato all'INPS regionale, io domani ho questa interlocuzione con l'INPS che è autorizzata già dal 6, sia da parte mia che da parte del Ministero del Lavoro ad iniziare a pagare con i 14 milioni, a sbloccare gli altri 8 che sono tenuti incautamente, diciamo, come cauzione sulle politiche del 2015. Per farla breve, è normale che nel momento in cui noi annunciamo che vengono sbloccati i pagamenti di una mensilità, non è automatico il passaggio. A me dispiace perché sarebbe bellissimo anche che nel momento in cui lo dico le persone riuscissero a trovarli direttamente sul conto in banca. Però ci sono dei passaggi che necessariamente ci devono essere e che faranno sì che, secondo me, ognuno riceverà questo pagamento ormai nella settimana prossima. A giorni, diciamo. A giorni, sì, ma non è una cosa immediata che nel momento in cui noi lo dichiariamo automaticamente l'INPS locale si ritrova i soldi. C'è poi un funzionamento, dovremmo invitare il direttore regionale dell'INPS qua. Assolutamente sì, insieme all'assessore. Prossimo anche da solo. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Da dove chiama? Io chiamo da Villapiana e mi chiamo Leonardo. Prego. Allora, vorrei dire all'assessore, no, che per le politiche attive si dovrebbero muovere, per in quanto la mobilità in deroga con un decreto del Ministero
nazionale praticamente di Poletti e di Poletti ha tolto la mobilità in deroga, ha messo la mobilità in deroga fino al 30 agosto, praticamente per chi ha fatto più di 3 anni ha messo 5 mesi a livello nazionale e 3 mesi per le zone disastrate come la Calabria, e chi ha fatto meno di 3 anni della mobilità in deroga ha messo 7 più 3, quindi finisce una parte ad ottobre, un'altra parte finisce ad agosto. Il problema vero, per chi non lo sapesse, se la mobilità dovrebbe essere divisa in 3 fasi, questo tipo di mobilità, in quanto ci sono i quarantenni, i cinquantenni e i sessantenni, che possono avere 61, 62, 54, cioè le 3 fasi. Allora automaticamente le politiche attive... Andiamo però alla domanda, la prego. Come? Andiamo alla domanda perché così... Alla domanda, se per caso questa mobilità è finita, per le politiche attive, per coloro che hanno 62 anni, che politiche attive devono fare? Non riesco a capire. Quindi ci rimarrà una certa parte. Di questi in mobilità sono circa 25.000 che ad agosto e a ottobre 2014 non percepiranno niente. Bene. E già sono in ritardo percependo aprile 2014 fino ad agosto, quindi stanno aspettando soldi da molto Chiaro. Tempo. Chiarissimo, perfetto, grazie. Chiarissimo. Assessore. Allora, mi sembra molto affine a quello che abbiamo detto prima, cioè il discorso che finita la mobilità in deroga non finiscono le politiche attive. Le politiche attive, lo ripeto, ricominciano. In più, prendo la palla al balzo, visto che l'avevamo detto all'inizio, e affronto un po' il problema anche del reddito minimo. Perché non io l'avevo lanciato... Sì, poi ci siamo distratti dagli eventi. Ce lo siamo scordati sul reddito minimo? No, assolutamente. Talmente tanto che non l'ho dimenticato che lo scorso 1 ottobre, cioè una settimana fa, eravamo con Poletti insieme a tutti gli assessori al lavoro e alle politiche sociali, che fortunatamente per la Calabria comporta un biglietto unico, a parlare proprio di reddito minimo. O meglio, di reddito di inserimento attivo, perché attenzione, la parte che sulla quale il ministro Poletti ci tiene particolarmente è il fatto che i soldi non vengono utilizzati per politiche passive, e di fatto il reddito di inserimento attivo vedrà come beneficiari proprio le persone della fascia che diceva anche 50-60. Il signor Leonardo, quelli per la quale è più difficile inserirsi ad oggi in circuiti lavorativi diversi, posto che ci saranno sicuramente delle difficoltà di inserimento anche per le altre fasce inizialmente, o meglio dobbiamo fare degli strumenti molto ben targettizzati e con delle tematiche precise, tipo politiche attive del settore della giustizia, politiche attive del settore dell'ambiente, quindi tutto quello che riguarda anche la gestione dei rifiuti e la tutela del territorio e la gestione del territorio. Ma tornando al reddito di inserimento attivo, questo è fatto da un lato per sostenere chi ha delle difficoltà oggettive date anche dall'età del trovare il lavoro, ma che comunque vede anche un affiancamento con l'obiettivo di inserirsi nel sistema del lavoro. Perché attenzione, noi non parliamo di reddito di cittadinanza, che è quello che sta a cuore ad una parte politica che non è la mia. No, io mi riferivo al reddito minimo, poi quello, il reddito 5 minimo. Stelle, per far dire tu, 5 Stelle propone un reddito di cittadinanza. Sì, vabbè, come... Sì, propone il reddito di cittadinanza perché comunque è una misura in linea con le politiche populiste del Movimento 5 Stelle. Abbiamo la telefonata, non voglio far aspettare la persona. Pronto? Signore, buonasera. Il suo nome da dove chiama? Sortino da Reggio Calabria. Prego, signor. Senta, io sono tirocinante al Parco Ecolandia con acquario. Vorrei sapere il fattore dei pagamenti, come non è. Ti posso chiedere se sei tirocinante di garanzia giovani o mobilità? No, tirocinante mobilità in deroga. Tirocinanti di mobilità nel Parco Ecolandia e tirocinanti enti periferici, per cui stiamo predisponendo tutti i decreti per fare in modo che avete nel più breve tempo possibile, tra qualche giorno, i pagamenti delle politiche attive del 2015. Grazie. Come mensilità? Quante mensilità? Se lei ha fatto 5 mesi e non ha ricevuto nulla, dovrebbe ricevere i 3 mesi dalla la prima rendicontazione. Bene. È perché la seconda ancora non l'avete completata, perché quarto e quinto mese sono portati in rendicontazione con il sesto. Sì, sì.
Va benissimo. Grazie. La ringrazio moltissimo. Buonasera a tutti. Grazie. Vedi quanto è importante poi avere il contatto diretto con i cittadini. Il cittadino ha un problema e direttamente, perché se no chi vai a parlare? Dove va a telefonare? No, Filippo, sì, con no, chi parla? Sorrido. Sorrido per una cosa che dirò alla fine della trasmissione. Che stai sorridendo? Altrimenti perdiamo, ti faccio un'altra telefonata. Sì, ci sono una serie di telefonate, dobbiamo dare la possibilità. Sì, ma non la dimentichiamo. Ma lei prima di fare l'assessore al lavoro aveva una competenza di questa natura? Sorridevo per questo, perché ha acquisito una competenza sì, assolutamente. Sì. Cioè, e quindi abbiamo mi sorprende. Abbiamo la telefonata. Poi mi risponde alla fine, prego. È caduta, hai visto? È caduta, l'abbiamo fatta cadere io, così rispondevo. No, sorridevo per questo. No, un tecnicismo, diciamo, va. Vabbè, diciamo che si impara in fretta. Si impara in fretta. No, io e te possiamo imparare. Però assessore non ci farà mai. Mai. No, veramente tu lo sei stato. Per una fase. Poi gli abbiamo lasciato. Si acquisisce subito. È una full immersion però. Esatto, ci vuole volontà. Io sinceramente... E sento che parlo molto, ho questo difetto, infatti mi dovete fermare perché so di essere logorroica. Parlo molto con le persone, dal momento che parlo ho l'attenzione e l'ambizione di dare delle risposte, per cui necessariamente mi devo fermare. Parli con questa telespettatrice o telespettatore, non lo so. Pronto, dove chiama? Sì, sono Raffaele, telefono da Cosenza. Prego. Mi scuso se intervengo io perché mia figlia è a Milano per un concorso. Prego. Mia figlia è laureata, ha 33 anni, è laureata in scienze delle comunicazioni, da 20 anni, e da allora non ha fatto anche un master alla Bocconi, da allora non è riuscita praticamente ad avere nessuna possibilità, ha lavorato, ha lavoricchiato diciamo qualche anno, a Milano stesso, poi hanno chiuso l'azienda e senza posto. Che possibilità ha lei di inserirsi in una città lavorativa qui in Calabria per non andare fuori? Questa è la domanda molto generica che rivolgeva alla dell'assessore al lavoro. Bene. Grazie, assessore. Ti pone il dramma vero della Calabria queste domande, ti pone il dramma vero di un padre che c'ha la figlia. Fai rispondere all'assessore. Sono d'accordo con Filippo, perché è quello che vive ogni famiglia. Allora, l'ho già detto che sono logorroica. Allora, se noi pensiamo che nell'ultimo rapporto dei giovani, sui giovani, è uscito fuori un dato che l'84,4% dei giovani calabresi è disposto ad andare via dalla Calabria. Quindi facendo i calcoli della proporzione, se una famiglia ha un solo figlio, questo figlio andrà via. Se ne ha due, uno andrà via. Se ne ha tre, uno rimane. Se ne ha quattro, uno rimane. Se ne ha cinque, uno rimane. E questa è la cosa... Quindi è normale che un genitore... Speri che la figlia rimanga, tra l'altro... Ecco perché io non me la sento di demonizzare... La docilità dell'ultimo teleascoltatore, il quale poneva all'assessore, a noi tutte, a tutti quanti... Ma noi. Lo fai tu, lo faccio io... Perfetto, insomma, la domanda è che possibilità c'ha questa mia figlia... I nostri figli che cosa dovranno fare... Dopodiché, su questo ovviamente... Che cosa bisogna fare? Almeno non c'è... Che risposta si può dare? La telefonata però abbiamo. La diamo dopo. Pronto, da dove chiama? Pronto, buonasera. Io chiamo da Reggio Calabria. Prego, signora. Allora, volevo sapere dall'assessore che fine ha fatto il decreto 8670 del 15 luglio 2014. Grazie. Grazie, signora. Di che decreto parla? Mobilità. Ah. Prima rispondiamo a quella che possibilità ci sono, diceva, per mia figlia che è laureata in scienze della comunicazione, ha fatto master alla Bocconi, ora sta facendo un concorso a Milano, che possibilità ci sono? Allora, a quel genitore io dico quello che ho detto anche ad altri, che uno, io non sono convinta, forse sbagliando, che la Regione Calabria, un assessore al lavoro non dà lavoro. Ma che è obbligo della Regione Calabria di un assessore al lavoro di creare l'opportunità per il lavoro. Che è diverso, perché per anni
secondo me, una politica anche malsana. Mi assumo ha promesso posto. E ha utilizzato. Sono stati creati enti dove davvero lì c'era la rincorsa alla promessa del posto. Abbiamo un sacco di telefonate, la prego. Decreto, qual è il decreto? Non c'era la copertura. Quando non c'era la copertura. Attenzione che in quel determinato periodo tante cose sono successe senza copertura. Questo pure io l'avevo in sempre, perché abbiamo fatto 8 trasmissioni sulla mobilità. Abbiamo la telefonata, pronto? Pronto? Da dove chiama lei? Da Luzzi. Prego. Volevo parlare con l'assessore. Ecco. Le volevo dire, siccome io sono in mobilità dal 2014 giugno, volevo sapere le politiche attive per il 2014, quando si faranno? Quando si pagano? No, quando si farà, cioè quando si fanno anche le politiche attive per quelli che sono in mobilità dell'anno 2014. Si stanno facendo già o no? Allora, perché quelli che si stanno facendo adesso sono quelli precedenti al 2013. Cioè quelli che sono stati, cioè in pratica quelli che stanno facendo adesso sono quelli che erano per il 2013. Veramente i comuni facevano i bandi per poter accedere a questi tirocini della mobilità come politiche attive del 2015. Sì, però l'ufficio per l'impiego di Cosenza diceva che erano solo per il 2013 quelli che si stanno facendo adesso, cioè quelli che erano del 2014 in pratica, cioè non potevano soffrire di questo servizio, cioè di questa occasione, perché bisognava aspettare e che uscivano fuori i bandi dalla regione per quanto riguarda il 2014. Ma comunque non ne sono convinta. No, è così perché mi sono andato a informare ed è così. Quelli che si stanno facendo attualmente nei comuni o anche nelle scuole, diciamo negli istituti, enti periferici, cioè sono quelli che sono in mobilità nell'anno 2013-2012 fino al 2009. Cioè vanno dal 2009 fino al 31 dicembre 2013. Bene, grazie. Allora, rispetto alle nuove politiche attive, quelle lì che noi presenteremo, spero non oltre il 30 ottobre come strumenti di nuove politiche attive, d'accordo anche con i sindacati, abbiamo detto una cosa, che dal momento che questi non prevedono più i fondi, perché non c'è più la copertura degli ammortizzatori sociali in deroga da parte del Ministero, che devono essere aperti a tutti i percettori di mobilità, senza alcuna differenza se percettori di mobilità di un anno piuttosto che derogati o prorogati, tutte queste categorie che sono brutti neanche a sentirle, devo dire la verità, saranno aperti a tutti. Detto è che dopo nei tutti rientrano anche i figli dei signori con la quale abbiamo parlato prima. Pronto, da dove chiama? Pronto, buonasera. Da dove chiama lei? Chiamo da Cosenza. Prego. Allora, volevo avere un'informazione sulla mobilità in deroga. Come io ho aperto adesso la televisione, diciamo, non in questo momento ho visto che c'era la dottoressa Cesano. Niente, volevo sapere adesso che mesi pagano, saranno un mese, due mesi, io ancora non ho capito, diciamo, la situazione. Grazie. Della mobilità. Grazie. Cioè, pagheranno aprile, maggio, non so come. Ora rispondo all'assessore. Allora, se per chi ha ricevuto gennaio, febbraio e marzo, sarà pagato aprile. Perché comunque noi pagheremo una mensilità ulteriore. Nel mese di luglio avevamo autorizzato i pagamenti in seguito alla delibera che abbiamo fatto con una delle prime giunte, i pagamenti per 3 mensilità del 2014. Quindi nel momento in cui qualcuno ha ricevuto le prime 3 mensilità, cioè tutti dovrebbero aver ricevuto le 3 mensilità, la quarta è quella che va a seguire, cioè da aprile, maggio, da maggio a giugno. Allora bruciamo questi ultimi 5 minuti di telefonata. Pronto? Da dove chiama? Pronto? Pronto? Domanda secca. Salvo, io chiamo da Cosenza. Domanda, veloce. Io volevo sapere, siccome io sono in mobilità dal 2012 e abbiamo soffrito fino a marzo 2014 come indennizzo, diciamo. Ma siccome io ho 62 anni ed entro nella fascia quella dei salvaguardati,
se, siccome Renzi dice che se passa questo poi non ne fa più, allora io penso, non è che mi fanno, cioè io, siccome i contributi mancano, perché camminano pari passo, cioè voglio sapere se casomai io vado a fare la domanda dei salvaguardati e mancano i contributi, perché a me io ho quasi 37 anni, cioè non è che mi lasciano fuori magari, cioè una domanda magari così, diciamo banale come vogliamo dire, nel senso che magari io anche col 2015 poi entro benissimo, se, cioè io quando anni di mobilità usufruisco in questo 3 anni e 8 mesi, mi accompagneranno alla pensione, non lo so, come cosa succederà? Grazie. Allora, nell'incontro che abbiamo fatto il 28 settembre con i sindacati, abbiamo, d'accordo con il Presidente, prospettato quelle politiche che una volta si chiamavano lo scivolo, verso la pensione. Su questo noi ancora non, ce lo dico forse incautamente, ma tanto ormai sono abituata a dire cose in maniera incaute. Non lo dica. No, stiamo intrattenendo una trattativa con l'INPS nazionale, con il professore Boeri, per verificare la possibilità di individuare forme di accompagnamento tipo scivolo dei vecchi tempi e accompagnare queste persone, gli over 60, alla pensione. Bene, pronto? Pronto? Da dove chiama lei? Andiamo avanti per le successive 12 ore. Prego. Pronto? Sì, abbassi il volume del televisore. Mi senti adesso? Sì, perfettamente. Faccia la domanda, prego. Senti, io sono in mobilità interroga e sono stato decretato il 2013. Ho partecipato alle politiche attive a un comune presso di Cosenza, a un provincia di Cosenza, e mi hanno detto all'ufficio di collocamento che quelli che hanno già fatto le politiche attive non possono più partecipare alle nuove politiche attive che si devono svolgere. Così mi hanno detto l'ufficio di collocamento. Bene, risponde l'assessore, grazie, arrivederci. Sforiamo allora, di 5 minuti, avviso la regia, sforiamo di 5 minuti. Allora, in realtà la situazione è la seguente, cioè i comuni potrebbero ribandire questi posti, fin tanto che non lo facciamo il nuovo piano, possono ribandire questi posti, però i beneficiari devono essere diversi. Però quello è la vecchia politica attiva del lavoro, cioè quella lì dei tirocini fatta già appunto nel 2015. Sulle misure sulla quale noi stiamo lavorando nel 2015, essendo che, ripeto, la forma non sarà quella degli ammortizzatori sociali, ma che la forma è un'altra, non ci saranno di questi problemi. E lo definirete entro fine ottobre? Sì, così sì, gli diamo sì, la sì, risposta. Assolutamente, perché è qui la lancio proprio in esclusiva, perché il piano del lavoro farà il paio con il piano della povertà che presenteremo insieme entro fine mese. Bene, telefonata, pronto? Dove chiama? Sì, buonasera, chiamo da Cosenza. Prego. Allora, io sono andato in mobilità a settembre del 2014 e adesso, fino adesso, ho percepito una singola mensilità. E adesso vorrei, non lo so, ci rientro in questa fascia che state parlando voi con questa mensilità che pagheranno a giorni? Bene, grazie. Risponde l'assessore. Allora, se è stato beneficiario di una mensilità del 2014, dovrebbe. E uso il condizionale, qui questa volta davvero cautamente, perché dopo del 3 agosto 2014 c'era stato un decreto del Ministero che diceva che la mobilità non era più... Era finita. Che era finita. Per cui tanti hanno ricevuto una mensilità del 2014. Se questi sono beneficiari o meno di questa mensilità, onestamente lo devo verificare. Senta, assessore, ci anticipi qualcosa a questo piano della povertà? No, di questo allora non anticipo, anticipo Oliverio, poco. Dopo, Oliverio non la fa andare più in giro. No, perché non è questa. Vuoi la rovina dell'assessore Recitano? No, vabbè, ma... No, ne sono gelosissima, sono davvero gelosa, ma proprio perché un elemento giusto per. Allora, un elemento che non è solo il reddito di inserimento, che della quale abbiamo già parlato, è la povertà educativa, è uno sguardo alla povertà dei minori. Pronto? Telefonata, pronto, a dove chiama? Buonasera, sono Salvatore Torso, la chiama da Cosenza. Prego. Senta, volevo fare una domanda all'assessore. Ho sentito dire di questo gruppo di lavoro con un esperto da Milano che devono sciogliere i nodi della mobilità in deroga, che hanno di tempo fino al 20 ottobre.
E poi se l'assessore intende ancora fare queste politiche attive a 300 euro al mese per le famiglie, se non saranno insomma con un compenso più alto, perché si capisce che non si riesce a sopravvivere, no? Con 300 euro mensili che tra l'altro pagano ogni 6 mesi, un anno. Grazie. Grazie a lei. È la critica principale che io ho fatto allo strumento dei tirocini, e l'ho fatto pubblicamente e l'ho fatto anche in un incontro con i sindacati, perché può essere dal punto di vista gestionale molto facile come strumento, perché la selezione è naturale, perché si è già, vengono selezionati quelli che già sono all'interno del bacino. Le modalità, non posso utilizzare l'aggettivo, il primo aggettivo che mi viene in mente per una questione di garbo, però non sono positive, perché sia la somma è davvero misera, e sia anche il fatto che si debba aspettare 3, 4, 5, 6 mesi per ricevere le 300 euro al mese mi sembra davvero poco dignitoso del lavoratore. Povertà educativa, che significa? Povertà educativa. No, così mi bruciate la notizia. Perché la Regione Calabria ha gli indicatori peggiori a livello di povertà educativa, e la povertà educativa è di fatto la carenza di opportunità culturali, formative e di sostenere un percorso scolastico dignitoso per i poveri e per le famiglie a rischio di esclusione sociale, che fa sì che se noi consideriamo delle realtà particolarmente connotate negativamente, come possono essere alcune aree, che non dico perché sto preparando un progetto pilota proprio in quelle aree, e non voglio bruciare la notizia, fa in modo che alcune persone siano costrette a perpetrare la stessa vita dei loro genitori, posto che i loro genitori magari sono chi in galera o chi non ha... Abbiamo intuito, diciamo, sì, in altre realtà. Sì, abbiamo intuito. Sì. Quindi significa anche... Meno male che ci siamo... Anche esperienza fuori regione. Meno male che facciamo circolare le notizie, diciamo. Anche Si può scrivere. L'accompagnamento in questo percorso sarà fatto da una realtà che è leader mondiale di contrasto alla povertà educativa. E questo entro quanto? Entro fine anno, diciamo, più o meno? No, prima. Sì, prima. Entro fine mese c'è la conferenza. Entro fine mese questa forse prima, forse la presentiamo proprio in un paese. Ma la tiene, mi deve cacciare una curiosità, ma lo vero la tiene sotto controllo oppure... non ci riesce, diciamo. Leonardo Levero lo conosciamo bene. Ma se lo dico poi non mi credete. Non mi ha mai detto. Guardi, possiamo... No, non ci credo. Possiamo strapparle una promessa. Il giorno in cui fa la conferenza stampa, il giorno dopo, poi viene da noi a raccontarci questa storia. Il giorno dopo. Il giorno dopo. Noi con grande piacere. Davvero, con grande piacere. Così parliamo anche della delega della pubblica istruzione. Che non ne abbiamo parlato, c'è tutta la questione della scuola. Tutta la questione della scuola. Però verrò con piacere. Verrà allora? Sì. Grazie. Vabbè, la regia adesso niente. Regia, ci ghigliottina se non ci diamo. Anche perché ci sono altre telefonate e non possiamo. Chiediamo scusa a tutte le persone che sono rimaste in attesa, però questo è lo spazio. Ma del resto l'assessore ha promesso... che verrà a trovarci, quindi avremo l'occasione di ascoltarla molto volentieri sulle cose che dice con grande precisione, con grande conoscenza della materia e dei fatti. Questa è una cosa assolutamente che le va dato atto e merito. Grazie. Grazie, noi grazie dobbiamo chiudere. Noi ci vediamo la settimana prossima. Settimana prossima. Arrivederci. Così puoi scrivere. Sì, così puoi. Sì, no, possono scrivere ora, su questo sicuramente. Sulla povertà. Sul piano educativa. Della povertà e su tutto quanto. Questo passaggio della povertà educativa che poi presuppone forse anche qualche esperienza fuori dalla regione per decontestualizzare, no? Non vuole parlare, ma tu Olivero lo conosci bene. Altro che ghigliottina. Arrivederci. Peccato che la regia non ha fatto il primo piano quando l'assessore ha... Ero così. Vabbè. Arrivederci, ci vediamo la settimana prossima. E buona serata.